Aspetta, fermo. Tocco lo schermo. Da questo banner io sento Red. Com'è che si chiama quel gioco? Red Dead Redemption. Anche quello è impronunciabile. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M. Siamo tornati con un nuovissimo video e oggi andremo a fare la reaction ai vostri canali. Se mi seguite su Twitch saprete anche che la reaction ai canali è uno dei format che vi piace di più. Quindi quest'oggi ho fatto un estratto della live e ve l'ho portato qui su YouTube. Se volete partecipare anche voi a questo tipo di reaction, mi raccomando, venitemi a trovare nella piattaforma viola. Vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i video in uscita. E vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il nostro fantastico canale Telegram con tutte le offerte per streamer e gamer. Inoltre, vi lascio anche il nostro sito Improve Your Stream, dove all'interno troverete tantissimi servizi in ambito streaming. Vi lascio subito alla intro, buona visione. Come sempre questo video è sponsorizzato dai nostri amici di Oned, perciò andiamo a vedere il loro super sito. Ragazzi, eccoci qua sul sito di Oned, è davvero pazzesco perché è pieno pieno di grafiche. Possiamo scaricare addirittura i pack completi per le nostre live. Come vedete qui possiamo trovare tantissimi pack che fanno al caso nostro. Ad esempio, andiamo a aprire questo qua. Sono tutti pack animati e da questa dashboard interattiva potremo andare a vedere effettivamente come sono fatti gli alert. Ad esempio, cliccando qui possiamo vedere l'alert dei follower. Cliccando qua invece quello delle sub e così via. Come vedete abbiamo anche le webcam overlay animate e statiche e addirittura lo starting soon, il just standing e tanto altro. E non finisce qui perché il nostro caro Oned ci mette a disposizione questo tools per creare le nostre emote personalizzate e anche i nostri badge. Tutte queste grafiche potrete comprarle con il mio codice creatore M89-gamer per avere il 50% di sconto all'acquisto. Allora, la qualità purtroppo della stream è un po' bassina, eh? E poi sei fermo, immagina quando temo... la madonna. Vediamo il signor Fuego. Al di là del, purtroppo, della prestanza in live. Scusate un secondo. Ho uno scompenso. Scusate un attimo, io non ho capito questa cosa. E mi dà un pochino fastidio. Cioè, al punto che l'ho messa su Photoshop e ve l'ho zoomata a 800 miliardi di per. No, 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 è che mi disturba proprio. Fatemi sistemare sto angolo perché sto male. Vi giuro che poi ripartiamo, ma ho bisogno di sistemare... Ma vaffancuore. Proviamo, almeno diamogli un po' più un senso. No, veramente, è illegale. È illegale davvero creare... Avete presente? No. Aspetta, ve lo faccio vedere. L'effetto è lo stesso. No, raga, ma perché devo fare questi video di merda? Ditemi che... No, ditemi che non dà fastidio. Io lo meno. Io lo meno. Ecco, il concetto è lo stesso. Mi provoca lo stesso urto. Non vedere vedere l'angolo così, questa cosa, a me provoca un urto della madonna. Per quanto riguarda il banner, fammi vedere. Il banner... No, beh, il banner è stato centrato bene. Però, veramente, i panel, vi prego, no. Allora, Gabbo, ci sei? Non riesco a fare i tondi. No, in realtà so fare. Allora, a me piace... Mi piace il contrasto arancione-nero, sincero. Cioè, bello, proprio figo, ci sta. Ma questo non è Among Us? Non credo sia Among Us. Allora, qualitativamente la live ci sta. Fai vedere in un gioco un po' più pesante. Allora, Gabbo, quanti anni hai? Ho capito, hai già capito che discorso è, vero? Ne hai 29, ok. È presente Fortnite? Bello, vero, Fortnite? Carino giocare a Fortnite. Ecco, disinstallo dal tuo computer, fidati. Te lo dico franco... Mi chiamo Michele, ma te lo dico da franco. Giocare a Fortnite a 29 anni non ti porterà a null'altro che bambini in live. Cosa che credo tu non voglia, penso, in live, no? Una crew di ragazzini di 12-13 anni, giusto? A 29, cioè perlomeno. Te lo dico perché sono passato prima di te su sta cosa qua. Mi ha scompensato parecchio il fatto di avere dei ragazzini in live molto giovani. A 29 anni. Quindi ho deciso proprio di smettere completamente. Questo è il mio super consiglio. Poi vedi tu se seguirlo o meno. Comunque le grafiche mi piacciono molto. E la live un pochino hai dei problemi a livello di encoding. Non so se sia dovuto alla connessione o altro, ma... Però non è una roba esagerata. Qui un pochino sì. Va bene, Gabbo. Comunque hai un ottimo canale. Fatto bene. Transporta la porta virus. No. Il Covid porta virus. Allora, andiamo un po' a vedere. Ok, bravo. Intanto hai mascherato la web. Fai vedere un po' di just... Ah, te hai fatto il contrario, hai fatto l'ombra interna, ok. L'unica cosa, Axel, metterei questo effetto lungo per tutta la parete. È un po' in trasparenza, con le barre un po' più grandi. Mi piace. L'unica cosa è un disturbo della madonna nella cam. Quindi, quando puoi, illumina un po' di più, perché secondo me tu potresti avere una C920 o 922, sbaglio? No, ti servono altre lucette. Vediamo un attimo i panel. No, hai una bella live, hai dei bei panel. Che dire, è un bel canale, Axel, bravo. Allora... Io vedo... Aspetta, fermo. Tocco lo schermo. Da questo banner io sento Red... Com'è che si chiama quel gioco? Red Dead Redemption. Anche quello è impronunciabile. Tu, Andre, sei venuto qui per mettere in difficoltà la mia dislessia. Red Dead Redemption, da questo banner lo sento tutto, ragazzi. È lì. Perché hai preso esattamente...
lo stesso identico stile. Io non so come tu abbia fatto, se non l'hai mai visto in vita tua, però ti posso garantire che il tuo banner è praticamente Red Dead Redemption. Coincidenze, ragazzi? Sono coincidenze? Secondo me. Andiamo avanti. Ora qui c'è un problema. Se prima sentivo red, qui sento cazzo. Cioè, fammi capire, le grafiche dove le hai prese? Raccontami la storia di questo canale, perché io voglio sapere, io sono interessato a cosa è successo. Perché è evidente che qui è successo qualcosa, c'è un contrasto di idee e format da Oned. Tutte e due da Oned? Sì, però... No, è che il problema è che c'è un botto di stili totalmente diversi. Allora, qual è il problema qua? Non è le singole grafiche che possono essere fatte bene. Il panel così, con il banner cos'ha, per dire, non ci azzecca una sega. Come anche lo starting soon, insieme al banner e al panel, non ci azzeccano una sega, perché sono proprio anche colori diversi, oltre che proprio temi diversi. Cioè, qui è un tema tipo... tecno qualcosa? Oh, però la qualità della live è tanta roba. Allora, io ti dico... vabbè, adesso... Non è perché io ti devo vendere, però un po' anche sì. Io te lo dico perché se non sai dove mettere le zampette, noi, Improve Your Stream, abbiamo diversi servizi, tra cui appunto le grafiche personalizzate. Secondo me tu, Adre, sicuramente sei uno che meriterebbe a livello grafico molto di più, perché hai, qualitativamente ce l'hai tutto, ti manca proprio la grafica, solo quella. Ciao, Ferra. Allora, sincero, no, mi piace che tu abbia collegato il colore, che poi riprende anche questo. Però poi hai usato qui un fucsia che non c'è, quindi è una roba, un colore a parte. È talmente minimal che ti direi che è più semplice che minimal. No, io, guarda, ti direi di rivedere il banner e anche i panel. Banner e panel da rivedere. Rendili più minimal e meno semplici. Qui assolutamente il timer, mettici un font un po' più adeguato. Beh, il font è un testo GDI, quindi puoi mettere tutti i font che vuoi. Allora, qui mi sa che sei su StreamYard. Sì, vedo là. StreamYard, ok. A livello qualitativo non è male. C'è questa luce dall'alto che un po' mi infastidisce, sinceramente. È molto gialla, capito? Sarebbe bello vederla più neutra. La live, bene o male, è fatta bene. Ti dico, ti suggerisco di cambiare un pochino la luce e renderla un pochino più neutra, perché è molto molto gialla. Allora, vediamo un po'. Va bene, non avrei usato l'effetto 3D. Si fa staccare completamente, fa andare in secondo piano tutto quanto e c'è qualcosa che non quadra. Se tu metti l'effetto 3D, tra l'altro credo ci sia anche un'ombra dietro, non ne sono certo, però crei una sorta di distacco tra il dietro e il davanti. Non ci sta benissimo. Perché tra l'altro poi ho usato la pattern che crea questa rugosità, che per me non ci sta ancora di più. Cioè io avrei visto più un effetto metallico qui, non una rugosità. Cioè più un effetto liscio. Quindi prova a fare un effetto più liscio, più metallico, prova a incastrarci dietro un bel ferro, un effetto metallico, cioè metti un'immagine tipo questa, metti dentro il ferro dentro questa immagine e poi lo sposti così. Non si azzecca molto il banner con questo è molto minimal, ok? Andiamo a vedere la live. Allora, questo è Tarkov. Tarkov credo che abbia dei problemi allucinanti, se non sbaglio, perché Tarkov è molto pesante come gioco. Che computer hai? Hai un i9 e... Ah no, però è una GTX 1060. Perché hai un i9 con una 1060? O fai un upgrade della scheda video quando sono disponibili... Anche usata da qualcuno, cazzo ne so, difficilissimo da trovare, per carità. Non male Game Break, però sì, il grosso problema, adesso al di là delle grafiche, questo scubettamento pesante che soprattutto avrai con Tarkov. Con gli altri giochi teoricamente meno. Oh, eccolo Dave. Ecco il nostro Dave. Allora, a me piace, mi piacciono un po' tutti. Sono fatti molto bene, mi piacciono. Sto effetto neon sul muro. Bello. Alien Isolation. Tu sei pazzo. Sei pazzo perché ci ho giocato, lo so. Timer. Io lo metterei con un altro font, un po' più in stile come hai dietro, un po' più piccolino. Però molto bello. Veramente molto bello. Lo conosco questo lavoro, perché mi è arrivato in un portfolio. Quindi so già chi è che l'ha fatto. Graficamente è tutto ok. L'unica cosa c'è sta patina. C'è un po' di patina sulla cam, non so perché. Farei l'alert dei bit un po' più piccolo, perché è proprio gigantesco. Farei un po' più vicino. Graficamente tutto. L'unica cosa è sta patina sulla cam, che non capisco il motivo. Però a parte quello tanta roba. Bene ragazzi, il video termina qua. Mi raccomando, se volete partecipare anche voi, venitemi a trovare in live su Twitch. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. E mi raccomando, qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram, pieno di offerte per gamer e streamer, e il nostro sito internet con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo alla prossima. Buona streaming a tutti.